perché essendo anche tifoso Juventina mi è proprio esploso il cuore. C'ero felicissimo, ho iniziato a piangere, ho iniziato a correre, cioè tuttora sono entusiasta, non riesco a smettere di sorridere. Durante i rigori, qual è stato il pensiero? Perché era andato davvero a un passo, però c'era anche il rischio di prendere la strada sbagliata e quindi non mettere le mani su quello scudetto che era sembrato a lungo quasi in pugno, poi c'è stato quel piccolo calo e alla fine quella grande reazione finale che ha portato proprio alla vittoria. Durante i rigori avevo, ammetto, un po' paura. Infatti mi sono messa in disparte, io ero da sola dietro a tutte perché avevo talmente tanta ansia che non riuscivo a stare insieme alle altre, però è andata bene così. Senti, ci racconti un aneddoto che magari è avvenuto durante la stagione all'interno dello spogliatoio in cui vi siete detti qualcosa che è servito in prospettiva per questo finale di stagione vincente? Beh, è bastato parlare tra di noi, tra di noi, noi la mister, noi con il direttore sportivo. Alla fine basta comunicare un pochino di più per risolvere i piccoli problemi. E all'inizio stagione vi aspettavate un testa a testa soltanto con il Brescia o pensavate che la lotta a scudetto potesse essere più aperta ad altre squadre? Beh, con la Club Brescia sicuramente, perché sapevamo comunque il Brescia ha dei buoni direttori sportivi e sono riusciti comunque a ricreare una nuova squadra nonostante le molte partenze. Ci aspettavamo anche un testa a testa con la Fiorentina che fortunatamente a inizio anno era in calo, poi adesso è in crescita, quindi per fortuna è andata così. Rappresentare la Juve per te, appunto, che sei tifoso bianconera, cosa vuol dire, cosa è stato, quando hai saputo che sarebbe iniziata questa avventura, che emozioni hai provato, insomma, partiamo dall'inizio per poi capire cosa è stato indossare questa maglia durante tutta la stagione. Beh, la prima volta che ho realizzato di poter entrare nel mondo Juve quando sono arrivata a Pinocchio, mi sembrava una bambina in un parco divertimenti, cioè tutta estasiata con gli occhi a cuoricino. E nel momento della firma del contratto che avevo la mano che tremava, non smettevo. Poi durante tutto l'anno c'è anche un po' di pressione, immagino, a vestire una maglia così pesante e rappresentare un popolo come quello della Juve. Beh, un po' di pressione sì, ma penso che siamo abituati a certe pressioni anche giocando in nazionale comunque. E cioè, comunque è un onore. E quindi si sa di rappresentare la tua squadra del cuore, superi tutto. Posso?